Dalle favole di pace di Mario Lodi vi presentiamo i sogni di Fabio, Giovanni, Valentina e Emiliano. Fabio era un bambino speciale perché, invece di sognare come fanno gli altri bambini, tante avventure a caso, lui riusciva a sognare proprio quello che desiderava. La prima volta che scoprì queste capacità di fare sogni programmati era ancora piccolo. Gli avevano regalato due burattini e lui si divertiva a farli muovere, parlare e ballare. Ma la mamma tutte le sere lo mandava a letto presto e lui smetteva quel gioco che gli piaceva tanto perché doveva dormire. Ma una sera, prima di addormentarsi, pensò ai suoi burattini e quando si addormentò, gli apparvero in sogno. Arrivarono tutti i burattini del mondo e fecero uno spettacolo magnifico che durò fino al mattino. Al risveglio lo disse alla mamma, ma lei non ci credeva. Una sera aveva visto alla televisione una partita di calcio molto bella, nella quale il suo campione preferito aveva segnato due gol. E quella sera, prima di andare a dormire, pensò: questa notte voglio sognare di essere un bravo giocatore. Chiuse gli occhi. Si girò dal suo lato preferito e la partita incominciò. Era in un grande stadio con più di 50.000 spettatori seduti nelle gradinate che urlavano in coro il suo nome. Fabio! Fabio! La partita era la finale della Coppa dei Campioni e Fabio, fin dall'inizio, trascinò la sua squadra con scatti, lunghi lanci, finte, rovesciate e colpi di testa perfetti. Che il portiere avversario cercava di parare. Ma Fabio per tre volte lo batté e cacciò la palla in rete. Tutti gli spettatori si alzarono in piedi e applaudirono. L'allenatore lo abbracciò e gli disse: sei veramente il campione che cercavamo. Da domenica il titolare sei tu. Al mattino, quando si svegliò, con un sorriso disse alla mamma: Stanotte ho giocato la finale della Coppa dei Campioni. Ho fatto tre gol. E abbiamo vinto. Sì. Tagliò corto la mamma, ma ora sbrigati, che è ora di andare a scuola. E mentre lo vedeva allontanarsi, saltellando allegramente, pensava: come sono fortunata ad avere un figlio che tutte le mattine si sveglia, allegro e sorridente, e va a scuola senza far storie. Ed era proprio così, perché Fabio, felice per il sogno che ha fatto nella notte, arrivava a scuola sempre contento, mentre i suoi compagni erano ancora mezzo assonnati. Un giorno a scuola, i maestri proposero delle esperienze scientifiche per studiare l'acqua, la trasparenza, l'evaporazione, la trasformazione in ghiaccio. Tutti i bambini erano interessati agli esperimenti che erano simili a quelli degli scienziati. E la sera, quando andò a letto, Fabio disse deciso: questa notte sarò uno scienziato e appena addormentato si trovò in un moderno laboratorio con microscopi, computer, provette e altri strumenti di precisione che lui sapeva usare con sicurezza. Progettò un ascensore che, vicino a una cascata, funzionava perché era sollevato da una ruota che girava, spinta dalla forza dell'acqua che cadeva. Era un'invenzione straordinaria e gli diedero un premio. Al mattino, seduto sul letto, disse: mamma, questa notte un grande scienziato ha progettato un'invenzione che mi farà diventare famoso. E andò a scuola felice. Una sera la televisione parlò della Luna e delle sonde che sono state inviate nello spazio per conoscere Marte e Saturno. Finita la trasmissione, fece tante domande al papà. Voleva sapere la distanza fra la Terra, la Luna e gli altri satelliti. Se c'è qualcuno che ci vive, come si fa a respirare se non c'è ossigeno? E quella sera stessa nel sogno diventò un astronauta, protetto da una tuta spaziale colore argento, e sbarcò prima sulla Luna, poi su Marte e infine su Saturno. Immaginò paesaggi fantastici, prelevò frammenti di rocce per studiarli e appena sveglio lo disse alla mamma: indovina dove sono andato questa notte? Nello spazio! Oh, figlio mio, ma che fantasia hai! L'ultimo sogno fu quando sul giornale c'era la notizia che nel mondo ci sono milioni di bambini che muoiono di fame e tanti altri bambini che soffrono e muoiono perché ci sono le guerre. Queste notizie lo avevano colpito e quella notte fece un sogno strano. Era diventato l'uomo più potente, il capo di tutti gli stati della Terra.
Allora fece distruggere tutte le armi e con i soldi risparmiati fece grandi opere. Portò l'acqua nei deserti che diventarono campi e giardini fertili. Fece costruire macchine per coltivare la terra e trasformare i prodotti e quelli dei mari in cibo per tutti. E siccome la terra non aveva gratis a tutte le sue ricchezze, le distribuì a tutti in parti uguali. Così i bambini non avevano più fame e gli uomini non si facevano più la guerra. Era un sogno bellissimo, e lo raccontò alla maestra e disse: questo sogno può diventare vero? Se lo vogliamo, è possibile. Noi, da ora, studieremo come si può costruire la pace tra i popoli. Tutte le cose belle che gli uomini hanno realizzato, in principio erano sogni, come il tuo.